Un saluto a tutti, sono Stefano Barzacchi, Proste, oggi è sabato 8 giugno 2012, sono le 9 di mattina e come sempre vi do il benvenuto alla nostra videoanalisi settimanale. È stata una settimana, quella che si è appena conclusa, assolutamente convulsa, anche se è andato sviluppandosi in maniera molto molto regolare, lo vedremo fra un attimo, il pattern to be top sull'Eurostoxx o U-turn sugli altri indici, che abbiamo più volte segnalato e seguito. In particolare, e l'ho ripetuto tante volte anche sulla pagina Facebook, l'analisi di settimana scorsa è rimasta valida per tutta la settimana perché appunto ben descriveva lo sviluppo del pattern che poi si è verificato e la stessa rimane ancora valida. Quindi quanti di voi volessero approfondire potrebbero effettivamente durante il weekend andare di nuovo a rivedere l'analisi di settimana scorsa, poi osservare quello che è accaduto in questa settimana e infine cercare di approntare, capire i temi in gioco per la settimana ventura, che sono quelli che poi andremo a descrivere tra un attimo. Prima però voglio ricordarvi che c'è il corso ormai imminente, perché si terrà lunedì e martedì 24. 4 e 25 giugno a Torino, corso sul metodo Proste che non mi stancherò mai di ripeterlo, è un corso avanzato, quindi richiede un pochino di base. Chi di voi volesse partecipare trova sul sito tutte le informazioni, approfondimenti, risposte a domande frequenti e comunque potete inviarmi un'email e in modo molto semplice prenotarvi. Si tratta semplicemente poi di capire se il corso di giugno fa il caso vostro o meno. E insieme valuteremo se invece è più opportuno rimandare ai prossimi corsi. Probabilmente ne terrò un altro a settembre e a dicembre, ma comunque ripeto, la cosa importante è che chi sarà presente abbia un livello di preparazione minima per poter apprendere al meglio quello che verrà appunto spiegato. Si tratta di un'edizione del corso assolutamente straordinaria che si preannuncia tale per un semplice motivo, perché lo avevamo già detto esattamente un anno fa, ne parlo in questo post. Le condizioni di mercato si stanno rivelando, non parliamo tanto della fine della crisi che purtroppo nell'economia reale soprattutto è ancora lontana, ma parliamo delle condizioni di mercato. Si tratta di un mercato che da un anno a questa parte è diventato, ne abbiamo già parlato, ad alta leggibilità. Il metodo Prof. si dimostra ancora una volta estremamente, da un lato anche semplice, okay? Richiede studio, applicazione, ma poi semplice da applicare nelle sue regole, è semplice perché dà una lettura del mercato al tempo presente assolutamente chiara. Quindi ricordo che in sostanza quello che è successo è che dall'inizio della crisi 2007 fino all'anno scorso le condizioni di mercato erano sicuramente complesse, non che non siano state leggibili, ma a livello di opportunità le opportunità erano relativamente scarse e comunque confuse. Quindi se è vero che la leggibilità era rimasta, i segnali spesso erano confusi e ricorderete voi stessi quante volte siamo stati in presenza di divergenze e comportamenti appunto che consigliavano, oltre che una cautela, anche un'attesa, perché poi e di fatto sapete bene come i mercati sono stati in laterale per anni. Ecco, quello che è accaduto dall'anno scorso a questa parte, ho anche postato un grafico proprio dell'Eurostoxx che simbolicamente appunto è salito, sì, ma non è tanto questo, ma il fatto che, e lo ripeto, la leggibilità del mercato è aumentata e quindi anche la chiarezza con cui si possono applicare le regole del metodo Proste, che ripeto, si sono dimostrate valide lungo tutto il periodo della crisi, ma per ampi periodi non mostravano grossissime opportunità. Ecco, il discorso più che altro è questo. Certo è che chi si è fatto le ossa negli anni durissimi della crisi più profonda, ripeto, non sto dicendo che la crisi sia finita, trova in questi giorni una relativa facilità addirittura nell'applicare le regole e nel seguire il metodo Proste e anche nel proprio trading. Non sto dicendo che fare trading sia facile, ma rispetto agli anni 2007, 2012, a quei 5 anni, sicuramente, essendosi soprattutto fatti le ossa in quel periodo, il lavoro da fare oggi è molto chiaro, molto diretto, i segnali sono molto, come dire, che lasciano poco spazio al dubbio e quant'altro. Tutti gli altri, cioè quelli che
hanno iniziato da meno tempo, è chiaro che devono accelerare la loro curva di apprendimento. Per questo, a chi inizia, consiglio sempre di partire dalla barra laterale destra del sito, dove trovate tutto quello che serve per iniziare anche da zero, volendo, e portarvi a un livello didattico e di preparazione che poi vi consente di approfondire il tutto, o con il corso o anche da soli, perché non mi stancherò mai di ripetere che tutto quello che io so è sul sito, sulla pagina Facebook, sul libro e sui video, quindi è completamente gratuitamente a disposizione, non ci sono segreti. Chiaramente partecipare al corso dà a chi ha una base un modo e una modalità di approfondimento sicuramente più rapido e sicuramente in certi versi più efficace. Ma ripeto, tantissima gente mi scrive che sta seguendo il metodo e ha studiato, lo ha studiato e applicato da autodidatta e ottiene risultati eccellenti. Tra l'altro saluto appunto i tanti che mi scrivono in questo senso e che ammiro perché ovviamente hanno ben capito tutta la filosofia che è alla base del metodo ProfStay. Detto tutto questo, quindi se vi sentite di partecipare al corso a fine giugno, sarà lunedì e martedì 24 e 25 giugno a Torino, le iscrizioni sono aperte, valuteremo insieme, basta che mi scriviate un'email, profstay@gmail.com. Valuteremo insieme se è il caso che partecipiate a questa edizione o alle successive in base alla vostra preparazione. Questo proprio per cercare di ottenere il meglio. Un'altra avvertenza che è pubblicata un po' ovunque, qui sulla pagina Facebook e in ogni dove, è che come sempre e da anni, vedete questo post è targato 2006, quindi non da oggi, non si danno consigli operativi. Il metodo ProfStay vi consente di analizzare in maniera oggettiva quello che accade sui mercati al tempo presente, però vi supplico, come faccio da anni, non chiedetemi compro, vendo, faccio, brigo, disco. Noi non offriamo, come dire, col metodo ProfStay segnali. ProfStay non è mai stato un sito e un luogo dove si forniscono segnali operativi. Quindi vi prego, studiate e vedrete che i segnali saranno chiarissimi e per tutti molto, molto, molto evidenti. E non aggiungo altro. Certo che se uno non studia, poi dice cosa faccio? Compro, vendo e ha fretta di sapere, inverte il processo di apprendimento. Questa non è una critica, però ripeto, il trading paga solo chi si applica, e sono pochi, lo sapete. E per farlo dovete, ripeto, partire da zero, studiare tutto e bene, applicarlo sui mercati con un misto di trading simulato e trading reale e col tempo, con quello che si chiama screen time, con l'esperienza, arriverete a comprendere. Però vi ripeto, mai è successo e mai succederà che in questo luogo virtuale si diano consigli operativi. Quindi mi raccomando, evitate richieste del tipo compro, vendo, ho comprato, è troppo presto, è troppo tardi, perché le risposte sono tutte nel metodo, basta studiarlo e il modo per studiarlo e farlo autonomamente c'è. Detto tutto questo, eccoci a quello che è accaduto in questa settimana, che voglio dire, vi fa capire da sola l'estrema validità del metodo. Vi ricordate, vedete il to be top qua sull'Eurostoxx, di tutti questi indici, anche quelli statunitensi, continuiamo a seguire per primo l'Eurostoxx, è una giusta sintesi, qualsiasi sia lo strumento su cui tradiate, di tutto quello che sta accadendo. Quindi mi raccomando, partite sempre comunque dall'Eurostoxx. Invece, due parole sul FIB, tenetelo in secondo piano, perché la situazione italiana è estremamente complessa. Il mercato italiano a sua volta continua a soffrire di problematiche locali, oltre che legate alla crisi, anche legate all'inserimento della Tobin Tax, che ha ridotto notevolmente i volumi. Quindi il FIB, lo volete fare, lo volete seguire, va benissimo, ma sempre in secondo piano. Cioè, non si possono prendere i segnali direttamente da qui, bisogna sempre analizzare per primo l'Eurostoxx, poi il DAX, poi il Bund, poi il mercato americano e per ultimo, e solo di conseguenza il nostro film. Quindi vi prego, lasciatelo da parte. Andiamo al to be top sull'Eurostoxx, in maniera molto chiara si è sviluppato, ha avuto un momento di, come dire, stabilità in corrispondenza del pivot, che è il minimo del 24 maggio scorso, lo sappiamo bene, poi ha attraversato il pivot con decisione, è sceso, il primo target era i
li ho segnati qui, massimi del 2013 precedenti, quei massimi della congestione dove era rimasto intrappolato per i primi mesi di quest'anno l'Eurostoxx, ma anche il DAX, ed ecco che arrivato su quei massimi è successa una cosa molto bella. Nella giornata di giovedì sono stati penetrati in intraday, c'era quel gap, eccolo qui, del 29 aprile scorso, che si chiuderà eventualmente a 2641, dico si chiuderà perché giovedì 6 giugno, il minimo è stato posto a 2648. E quindi per soli 7 tick questo gap è ancora aperto. Ok? Avevamo segnalato il gap da tempo. Con il to be top avevamo detto che l'obiettivo naturale era sicuramente il massimo del 2013 e poi sarebbe stata auspicabile anche una penetrazione da parte dell'Eurostoxx nella congestione precedente con una chiusura del gap che però non è avvenuta. Dai 2648, quindi 7 punti sopra il livello di chiusura gap, siamo ripartiti al rialzo. E ovviamente sarebbe stato meglio se il gap fosse stato chiuso, perché questo segnale di ripartenza verso l'alto sarebbe stato molto più chiaro. La ripartenza verso l'alto ha portato, poi con la positività di venerdì, soprattutto nel pomeriggio, al superamento di nuovo dei massimi precedenti del 2013. E adesso torneremo su quello che è il discorso, però ricordiamo che per soli 7 tick, questo è importante saperlo, il piccolissimo gap del 29 aprile scorso non è stato chiuso nella settimana che si è appena conclusa, nella giornata di giovedì 6 giugno. Ancora, vediamo cos'è accaduto sul DAX. Qui invece che un to be top abbiamo una U-turn. Di nuovo, la parte teorica la trovate sul libro, ok? Quindi andate sul sito, eventualmente scaricate il libro, leggetelo e lì dentro c'è tutto su questi pattern di inversione che si stanno rivelando molto utili effettivamente. Allora, qui c'è stata una U-turn, anche qua il pivot è stato superato. Poi nella giornata di giovedì e poi venerdì sostanzialmente c'è stata e si è confermata questa ripartenza verso l'alto, c'è stato il test dei massimi del 2013. Sul DAX è avvenuto con assoluta precisione e non c'è stato neanche un rientro in congestione così profondo come invece si è avvenuto in intraday, è avvenuto in intraday sullo Stoxx per quel tentativo, purtroppo è per ora fallito, di chiusura del gap del 29 aprile. Quindi anche qui un comportamento da manuale. Ancora, che cosa è successo? È successo che il DAX, proprio nella giornata di venerdì, ha raggiunto di nuovo il pivot, che è il minimo del 24 aprile, maggio scorso, scusatemi, a 8.261. Ieri, avendo chiuso 8.265, cioè di pochi tick al di sopra del pivot, avrebbe, dico avrebbe, tecnicamente fatto terminare il pattern di inversione U-turn. Dico avrebbe perché c'è una divergenza molto forte con lo Stoxx, che invece ha chiuso molto al di sotto del pivot e quindi sull'Eurostoxx il pattern di inversione è ancora attivo. Allora, tematica importante per la settimana entrante. Sullo Stoxx il pattern U-turn è to be top, scusatemi, è ancora attivo. La U-turn sul DAX è invece apparentemente per ora tecnicamente messa da parte dal fatto che ha chiuso a 8.265 mentre il pivot era a 8.261, quindi sopra lo stesso, una chiusura di una barra daily al di sopra del pivot implicherebbe un fallimento del pattern, ovvero non un fallimento perché il pattern si è sviluppato in modo molto preciso, ma indicherebbe che da qui non dovrebbe riprendere la discesa. Questo per quanto riguarda il DAX, però, perché sull'Eurostoxx invece il segnale è ancora ribassista, perché sì, c'è stato il recupero, ma non siamo ancora arrivati a testare il pivot e dovremo vedere l'esito del test del pivot, cioè se chiuderemo poi una barra daily al di sopra o al di sotto di quel livello per andarsi eventualmente ad allineare con il DAX oppure per prendere il DAX e riportarlo verso il basso. Cioè bisogna vedere, ripeto, chi dei due ha ragione,
Se l'Eurostoxx è ancora in atto, il pattern ribassista di inversione, oppure il DAX apparentemente lo ha sospeso. Questa è la tematica importante sulla quale concentrarsi. E poi è ovvio che il DAX, avendolo superato di pochissimi ticks, con un Eurostoxx ancora lontano dallo stesso pivot, potrebbe in un attimo tornare verso il basso. Quindi il primo elemento è quello di cautela assoluta, mi raccomando. Adesso dobbiamo fermarci un attimo e vedere tra Stocks e DAX chi ha ragione. Il livello è molto chiaro, minimi del 24 maggio, 2647 sull'Eurostoxx, 8261 sul DAX e quello è il livello chiave da seguire per capire se il pattern proseguirà o meno laddove apparentemente per ora, ma non è detto, il DAX sembra averlo sospeso, mentre l'Eurostoxx ce l'ha ancora pienamente attivo, ok? Ancora, andiamo a vedere lo stesso pattern sugli Stati Uniti, mercato americano, qui sono due U-turn molto ben sviluppate, c'è stato un ritracciamento, sull'S&P 500 siamo arrivati ai massimi precedenti in area 1600 del 2013 e da qui è ripartito verso l'alto con una chiusura netta stavolta al di sopra del pivot, non di pochi tick come sul DAX, ma la positività americana negli ultimi mesi è stata nettamente superiore, hanno sempre sovraperformato i mercati europei, quindi teniamo il mercato americano un pochino in secondo piano. Stesso discorso sul Nasdaq, il Nasdaq è ancora più positivo perché i massimi precedenti sono qui. La U-turn sì, è andata a segno perché siamo andati oltre il pivot, ma nel momento in cui siamo risaliti non solo non ha testato i massimi precedenti, ma è rientrato al di sopra del pivot in maniera ancora più decisa di quello che è avvenuto sull'S&P 500. Quindi, tecnicamente negli Stati Uniti sembrerebbe, perché non è detto, c'è l'Eurostoxx ed è il più importante tra gli indici che comunque pesa ancora molto, anche se l'influenza dell'Europa verso gli Stati Uniti è sicuramente minore, però dobbiamo tenere presente, ripeto, che negli Stati Uniti i pattern sono apparentemente sospesi. La conferma della positività eventualmente verrà dal fatto che rapidamente gli indici americani supereranno i massimi precedenti. Se questo non dovesse avvenire, è ovvio che potrebbe innescarsi anche una correzione a BC, cioè una lateralità più prolungata, magari in attesa di vedere che si risolva la situazione europea, che anche a livello economico sembra essere un pochino più pesante. Però su tutto questo devo ancora una volta invitarvi alla cautela, perché questa settimana, lo potete vedere anche sui quotidiani e giornali italiani, ma un po' ovunque, con la pausa che si è avuta rispetto ai mercati, si è ricominciato pesantemente a parlare di negatività, a parlare di crolli, eccetera, eccetera, tanto quanto una settimana fa si parlava o due di euforia e quant'altro. Fermo restando che i giornali sono sempre in ritardo e lo sappiamo bene. È importante capire il sentiment generale, perché quello che vi fanno capire questi giornali e questi titoli è il fatto che c'è ancora ovviamente una grande paura, oltre al fatto che continuiamo a ricordarlo, soprattutto a livello di economia reale, la crisi e soprattutto in Europa è ancora molto, molto e purtroppo ben presente. Quindi è ovvio che i mercati siano comunque fragili e per questo c'è l'invito alla cautela. Non dobbiamo aver paura perché i livelli sono molto chiari e capire quello che sta succedendo è molto semplice. Quindi ripeto, Stati Uniti, se è vero che i pattern di inversione sono stati negati, dovremmo ripartire verso l'alto e andare a superare quanto prima i massimi precedenti. Molto chiaro. Europa, divergenza Stocks DAX, lo Stocks al to be top ancora in atto, il pivot ci permetterà di capire se e come si svilupperà. Diciamo che sul DAX la U-turn, il pattern di inversione, è al momento sospeso e comunque c'è una divergenza rispetto all'Eurostoxx che andrà risolta nelle prossime sedute. Anche qui il livello di pivot minimi del 24 maggio ci permetterà di capire esattamente quello che sta succedendo. Il fatto che l'Eurostoxx abbia ancora attivo il pattern è abbastanza naturale per noi che seguiamo il metodo Proxy e abbiamo ben capito i segnali che, come dico, gli istituzionali, le maniforte lasciano sui grafici molto chiari e spesso molto, molto esplicativi. Quindi attenzione e cautela per la settimana entrante, sia per le divergenze in atto, soprattutto quella su tra Stocks e DAX che dobbiamo seguire con attenzione massima.
E poi ricordiamo che sull'Eurostoxx quel gap del 29 aprile è ancora aperto perché nella giornata di giovedì scorso, non per 7 tick, il mercato non è riuscito a chiuderlo. Ok? Quindi concentriamoci sulla divergenza, ricordiamo che internamente alla congestione il gap del 29 aprile è ancora aperto, il DAX sembra aver sospeso il pattern, ma solo per pochissimi tick. Divergenza stocks DAX è quella su cui dobbiamo concentrarci nelle prossime sedute. Per quanto riguarda il FIB, teniamolo da parte. Vedete che il FIB non solo non aveva ancora superato i massimi precedenti del 2013, ma il pattern, se proprio vogliamo vederlo, è ancora in pieno funzionamento. Cioè addirittura il FIB, ma questo è anche un problema di orari di chiusura, che chiude alle 17:40, laddove stocks e DAX chiudono alle 22, quindi non risente mai in questi grafici, altro motivo per tenerlo un po' da parte, della positività americana che spesso e negli ultimi mesi ha trascinato nel pomeriggio americano, che è la nostra sera, dalle 22, dalle 19 alle 22, ha trascinato i mercati verso l'alto. Quindi è di nuovo appuntamento a tutti sulla pagina Facebook, aggiornamenti, lo sapete, continui su quella che è la situazione. Mi raccomando, studiate in ogni caso o per poter partecipare al corso o per far da soli, ma soprattutto al fine di arrivare preparati davanti ai mercati che ci offrono, lo sappiamo, tante opportunità, dato che sono dei mercati, lo abbiamo capito, che per quanto difficili e complessi ci permettono di essere ben interpretati e relativamente in modo facile, mercati ad alta leggibilità, dico, con il metodo PROSE, perché vedete che tutti i segnali che lasciano lungo il grafico sono sempre ed estremamente molto molto chiari. Ancora grazie a tutti per i tanti attestati di stima che veramente mi mandate ogni volta, rendendo importante e facendomi capire quanto vale il lavoro che faccio. Vi ringrazio veramente di cuore. Ci sentiamo poi quotidianamente sulla pagina Facebook e anche su Twitter, per chi di voi lo preferisce, per tutti gli aggiornamenti. Grazie a tutti e a presto.